Adiva FM, hashtag LegalFoice22. In studio, l'avvocato Fulvia Fois. Eccoci rientrati con la rubrica di formazione giuridica, l'avvocato Fulvia Fois con noi, l'abbiamo già sentito prima che ha appunto annunciato quello che era l'argomento di quest'oggi, ma quando si parla di malasanità, cosa si riferisce, cosa si intende? Cosa ci si riferisce? Beh, è un concetto ampio, però essenzialmente ci si riferisce alla responsabilità professionale degli operatori sanitari, che è conseguente proprio all'inadempimento delle obbligazioni inerenti allo svolgimento di un'attività medica, cioè la responsabilità che è conseguente al fatto che quel tipo di attività medica non è stata fatta come doveva essere fatta. E qui il brutto è che si gioca sempre purtroppo con la salute, se non con la vita delle persone. Sì, purtroppo anche con la vita e con le persone, perché ovviamente sappiamo che il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito. Talvolta per una serie di meccanismi questo non viene garantito come dovuto, oppure si tralasciano magari certo tipo di accertamenti, perché ci può essere la responsabilità medica anche quando, supponiamo, io faccio dei check-up, facciamo così un caso concreto, sì. Faccio dei check-up periodici, magari ogni 2-3 anni, per verificare se è un total body, no? E per vedere se va tutto bene. Mi viene confermato che è tutto a posto, che cosa succede? Che a distanza magari di 3 anni faccio un ulteriore accertamento e ci si accorge che purtroppo ho una macchiolina da qualche parte di una certa anche dimensione. Allora il medico che mi sta facendo l'accertamento adesso mi dice: ma scusi, lei non si è mai controllato? Io gli rispondo: sì, certo, ho dei referti, ho fatto una risonanza che risalgono a 2-3 anni fa. Beh, me li porti. Beh, se da quella risonanza vengono fuori che c'era già, vuol dire che c'è un errore di lettura. Ma capite bene che un errore di lettura ovviamente deve essere accertato, per quanto riguarda un tumore ovviamente mi porta delle conseguenze per la mia salute importanti, perché un conto è intervenire quando è sul nascere, un conto è intervenire quando abbiamo già una massa tumorale molto più grande, magari anche che ha colpito organi, ad esempio posso dire il pancreas, ma posso dire qualsiasi altra cosa, particolarmente delicati. Quindi questa è la responsabilità medica. In questo senso la legge dell'8 marzo 2017 numero 24, che è nota anche come legge Gelli Bianco, è entrata in vigore il 1 aprile 2017, quindi recentemente, e recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, si è posto a quale obiettivo? Si è posto l'obiettivo di intervenire nella materia, quindi responsabilità medica, cercando di fare che cosa? Un giusto equilibrio, un giusto contemporaneamento tra com'è che posso spiegarvi? I diversi valori che sono in gioco. Da una parte c'è sicuramente la cosa principe, che è il diritto alla salute di chi si rivolge a una struttura sanitaria, ad un medico, però dall'altra parte, attenzione, c'è anche la necessità di tutelare, perché non tutti i medici sono così incapaci, no? Certo, ci mancherebbe altro, anzi io posso parlare solo bene dei medici, forse qualche eccezione mi è venuta in mente mentre ve lo dicevo. Tutti, in tutte le professioni ci sono bravi avvocati come non bravi avvocati, ci sono chiunque, no? Ci sono delle persone che magari lo svolgono in maniera meno professionale, bene, e quindi ha cercato di svolgere questa legge un giusto contemporaneamento tra il diritto alla salute, che ho appena parlato, e la tutela della dignità professionale e personale degli esercenti la professione sanitaria. Perché? Perché non bisogna neanche criminalizzare, perché se io fossi un medico avrei il terrore di fare qualsiasi cosa. Esatto, sì. Allora l'estremo è sempre sbagliato. Non si può arrivare a colpevolizzare tutti i medici perché succede qualcosa. Non si può generalizzare, no, assolutamente ecco, vedere un po' i casi nello specifico. Vuoi che ci fermiamo un attimo? Come vuoi, certo. Vabbè, a tra poco. Ma la sanità, l'argomento di oggi è con l'avvocato Fulvia Fois nella rubrica di informazione giuridica del venerdì, che riprende, ci tengo a dirlo perché sì, è il nuovo anno, sì. Quindi poi sono stato ammalato la settimana scorsa, che dovevamo iniziare, abbiamo saltato anche questa ulteriore settimana, ma eccoci qua. La malasanità, cioè
quando c'è o dove ci può essere anche la parte penale, quindi di responsabilità da parte di un medico o comunque di una struttura. Certo, cioè tu dici quando dalla responsabilità medica discende anche una responsabilità, esatto, penale. Sì. Beh, questa è una domanda molto interessante, perché non è automatica, non vale sempre. Non sempre quando c'è una responsabilità sanitaria c'è anche il penale. Il penale. La punibilità sanitaria può essere esclusa in quali ipotesi? Beh, posso dirvi che l'articolo 6 della legge che vi ho citato prima, che è la legge Gelli Bianco, ha introdotto nel nostro codice penale l'articolo 590-sexies, rubricato responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Quindi questa legge ha introdotto nel nostro codice penale una autonoma fattispecie di reato da responsabilità medica, cioè quando la responsabilità medica comporta la morte o le lesioni personali di una persona, incorre il responsabile in una determinata sanzione anche di natura penale. In base a questa norma, infatti, se i fatti, scusate il gioco di parole, di cui agli articoli 589, che è l'omicidio colposo, 590, lesioni personali colpose, sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Perché oggi vi voglio citare la norma in maniera più puntuale? Perché è interessante comprendere cosa il legislatore ha previsto. Dice, però specifica questa norma, infatti, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate che cosa? Eccole qua, le linee guida, le raccomandazioni, cioè previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto. Che cosa vuol dire? Che anche se si è verificato un determinato fatto, qualora l'evento sia verificato a causa di imperizia, ok? Cosa succede? Che la punibilità dal punto di vista penale è da ritenersi esclusa quando quel medico ha seguito le linee guida. Se mancano le linee guida, che sono quelle approvate dal Ministero e rinnovate ogni 2 anni, si guarda la buona pratica rispetto al caso concreto. Ovviamente dovrà essere fatta poi una perizia che accerta, certo, no, come si è comportato questo sanitario. Ma questo in altri termini che cosa essenzialmente vuol dire? Significa che l'esercente la professione sanitaria che nell'espletamento del proprio lavoro commette reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose non è punibile dal punto di vista penale, sto parlando esclusivamente dal punto di vista penale, non civile, se l'evento dannoso si è verificato a causa di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, grave, meno grave o lieve. L'esclusione della punibilità non riguarda quindi l'ipotesi di eventi commessi per negligenza. Cosa si intende per negligenza? Per trascuratezza, mancanza di sollecitudine o in conseguenza di un comportamento passivo che si traduce in un'omissione di determinate precauzioni, o imprudenza, ossia per insufficiente valutazione di ciò che si è in grado di fare, per la violazione di una regola di condotta codificata o lasciata a giudizio del singolo che impone di non realizzare una determinata azione o di eseguirla ma solo con determinate cautele. Quando sono state rispettate le raccomandazioni di cui vi ho parlato prima contenute nelle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali. Le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali sono adeguate al caso di specie. Considerata l'importanza che hanno anche i fini della scriminante della condotta del sanitario, ai fini della sua eventuale responsabilità penale, la riforma ha attribuito quindi a queste linee guida un carattere particolarmente significativo e importante, e infatti dovranno essere disciplinate mediante un decreto ministeriale e aggiornate con una cadenza almeno biennale. Perché? Perché ovviamente abbiamo i progressi della scienza, quello che andava bene 10 anni fa, certo, come pratica, adesso Tiziano non può andare bene. È vero, si cambiano proprio i protocolli. Assolutamente sì. Ne parliamo fra un po', il resto. Ma la sanità è l'argomento di oggi, stiamo parlando di quello che purtroppo accade spesso, dobbiamo dire spesso, perché comunque insomma, l'Italia è grande e ci sono tanti, certo, la casistica, no, per le regole. Ma la sanità, cioè
quando c'è nel privato, nel pubblico, e come, come viene divisa e com'è la responsabilità in questi casi? Guarda, ho visto anche che mi avete passato in questo momento qui la richiesta di un nostro radioascoltatore, sì. No? Dove dice, ma la struttura sanitaria risponde, ma cambia se è privato o se è pubblica? Beh, vi posso dire che proprio anche su questo argomento l'articolo 7 della legge Gelli Bianco che vi ho citato prima distingue la responsabilità della struttura sanitaria da quella dell'esercente della professione sanitaria, e questo è particolarmente interessante perché è una forma di garanzia per il paziente che ha subito un danno da responsabilità medica. Più precisamente, la struttura sanitaria, che sia pubblica o privata, quindi non c'è differenza sostanzialmente, che nell'esercizio della propria vita si avvale di chi? Dell'opera degli esercenti della professione sanitaria, cioè sono quelli che erogano la prestazione al paziente, anche se scelti dal paziente, questo è molto interessante, e anche se non dipendenti della struttura stessa, risponde a titolo di responsabilità contrattuale delle loro condotte dolose o colpose, proprio ai sensi del nostro codice civile, articoli 1218 e 1228. Quindi c'è una responsabilità contrattuale da parte della struttura sanitaria privata e pubblica. E questo perché è interessante? Perché rileva i fini dell'ottenimento del risarcimento dei danni. Quindi è significativa. Perché? Perché comunque sia, mentre la responsabilità penale per quanto riguarda il soggetto che ha erogato la prestazione ci può essere o non ci può essere per le ragioni che vi ho detto prima, la responsabilità dal punto di vista civile comunque c'è, sia in capo alla struttura sia in capo all'operatore sanitario. Ma vado oltre perché è interessante: la struttura sanitaria risponde civilmente anche rispetto alle prestazioni sanitarie svolte in regime di professione intramuraria? Beh, la risposta è affermativa. Perché? Perché la struttura sanitaria risponde anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e anche attraverso la telemedicina. Come può la struttura sanitaria liberarsi dalla propria responsabilità civile? Perché ovviamente è interessante, perché se tu sai che cosa può utilizzare la struttura sanitaria per togliersi dalla responsabilità, capisci anche se ti puoi spingere a richiedere un risarcimento dei danni. Capisci, no? se può valerne la pena. E certo, la struttura sanitaria per liberarsi della propria responsabilità, non è facilissimo ma comunque non è impossibile, dovrà dare la prova dell'esatto adempimento della prestazione da parte dell'esercente della professione sanitaria, o che l'adempimento è stato inesatto ma non per ragioni imputabili l'esercente. Che cosa vuol dire? Cioè, la base della responsabilità anche della struttura sanitaria tiziana è legata all'esatto adempimento della prestazione sanitaria da parte di chi l'ha prestata. Ma un soggetto che ha subito un danno alla propria salute, cosa deve e cosa può provare per aver ragione, per richiedere? Sì, per richiedere, bravissimo. Il danneggiato invece, quindi la persona che ha subito questa lesione da mala sanità, in maniera sintetica ovviamente, dovrà solamente dimostrare il titolo da cui deriva l'obbligazione della struttura sanitaria. Vi faccio un esempio. Esempio, il referto fatto dal medico a fronte della prestazione, quel caso che dicevo prima, dovrà dimostrare che quel medico gli ha fatto quel referto e non si è accorto della massa tumorale, supponiamo, che gli avrebbe procurato un vantaggio sicuramente chiaro, perché nella tempistica dell'intervento o comunque di quelle che potevano essere le attività di maggiore tutela alla sua salute che poteva porre in essere, quindi anche una perdita probabilmente di chance rispetto alla propria vita, non è di poca cosa. Oppure potrebbe provarlo come con il contratto di ospedalità, è stato ricoverato, quindi c'è la famosa cartella clinica. Qual è il danno poi risarcibile da parte della struttura sanitaria? Perché è un altro aspetto molto interessante. Cosa posso chiedere? Beh, parliamo quindi di danno risarcibile. Danno risarcibile è essenzialmente quello che si poteva presumere al tempo in cui è sorta l'obbligazione. Quindi
in quel momento là non è solamente il costo della prestazione che ho pagato e certo. mi è stata erogata in maniera non corretta, è il danno che mi ha procurato una prestazione non adempiuta come doveva essere adempiuta. E quindi in questo caso vi posso dire che anche come studio noi facciamo fare delle perizie mediche legali fatte veramente da professionisti fuori regione, proprio perché rispetto a dove si trova la struttura ospedaliera, proprio per evitare quei collegamenti, famosi conflitti di interesse. Assolutamente, ma ne parliamo fra un po'. Ultimo intervento per oggi, dovremmo essere anche veloci. Allora passo subito alla domanda, cioè ci sono dei tempi, per esempio io ho subito il danno, però devo ancora decidere, valutare, magari poi vengo consigliato anche, cioè ci sono dei tempi in cui io posso fare questa denuncia o richiesta? Beh Tiziano, ci sono dei tempi, tante volte le persone li confondono, qualcuno dice 2, qualcuno dice 5, io invece dico 10, perché la legge parla di una responsabilità contrattuale, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria stiamo parlando è decennale, pertanto faccio un esempio molto semplice: 2008, entro il 2018 dovete avanzare la richiesta di risarcimento danni, per cui ci sono delle persone che a volte vengono a me e dicono: avvocato Fois, io ho subito questo danno, non mi sentivo, mi hanno lasciato, facciamo un'ipotesi, così le pinzette nella pancia e poi me le hanno tolte, non ho ancora fatto causa, però sono passati 5 anni, mi hanno detto che non si può più. Sbagliato, si può, le responsabili della struttura risponde per responsabilità contrattuale in 10 anni, quindi attenzione, è bene informarsi, perché meglio consultare, assolutamente, a volte è meglio chiedere un qualcosa in più rispetto a convincersi che non si possa fare una cosa, perché talvolta si erra in questa valutazione. Meglio avere delle risposte ben precise e concrete. Professionali. Siamo giunti al termine, so che però torneremo su questi argomenti, magari affrontando qualche caso oppure nella specificità magari di... ci manca da trattare moltissimo in questo settore, perché non abbiamo parlato nel dettaglio di quella che è la responsabilità di chi presta materialmente il servizio alla persona che ne fa richiesta. Parliamo di questo, parliamo di responsabilità nell'ambito anche di interventi chirurgici piuttosto che di qualsiasi altra cosa che riguarda il settore medico e la eventuale responsabilità, senza, lo ripeto, volere in alcun modo criminalizzare la professionalità degli operatori dell'ambito sanitario, perché io stimo, fanno un lavoro importantissimo in continua evoluzione, per cui nessuna stigmatizzazione rispetto al loro operato, ma affronteremo con molta obiettività di tutti i vari ambiti di questo settore. Grazie all'avvocato Fulvia Fois di essere stata con noi anche oggi. Appuntamento con la rubrica di informazione giuridica a venerdì prossimo dopo le 10. Ciao, buon weekend a tutti.